Buia ragazzi, sono Rock96 e bentornati di nuovo su UplayZone. Oggi sono qui con Cube World, un gioco che sicuramente avrò accennato in uno dei miei video precedenti. Ma prima di iniziare a giocare, vorrei parlare un po' delle caratteristiche di questo gioco. Infatti Cube World è un action role playing game, scusate l'inglese, che è in lavorazione da 2 anni circa, infatti dal 2011, ed è stato sviluppato come casa produttrice, scusate, dalla Pikroma. Allora, il gioco è in alfa, come potete vedere, questo nonostante perché i 2 anni stanno ancora facendo degli aggiornamenti, delle sistemazioni e non per la prima volta, ho comprato il gioco. Il gioco è acquistabile dal sito della Pikroma, lascerò il link in descrizione, e mi sembra che costa 15 euro, una cosa del genere. Comunque il progetto, nonostante sia in alfa, mi attizzava e quindi ho reputato giusto prenderlo, anche perché il gioco lo conoscevo sin da prima che uscisse l'alfa, e siccome me ne ero innamorato ho detto: cappero, 15 euro io ce li spendo questo gioco fantastico. Allora, come potete vedere dalla grafica in sottofondo, vi ricorderà un po' Minecraft. Quello però che vi dico è che in confronto questa grafica con quella di Minecraft, Minecraft fa cagare, perché questo gioco c'ha dei paesaggi bellissimi che proprio ti fanno impazzire. Infatti il gioco è anche ispirato un po' a Minecraft, ma anche ad altri titoli spettacolari come Zelda o magari Diablo, non lo so. Hanno fatto un po' un mix di tutti i giochi per cercare di ottenere qualcosa di nuovo e che soprattutto potesse accontentare tutti su ogni lato del gaming. Poi il mondo è infinito, ci sono diversi paesaggi e pian piano stanno aggiungendo delle missioni. Infatti il gioco si svolgerà anche come un RPG o comunque un open world, e quindi man mano queste missioni serviranno per andare avanti nel gioco, si salirà di livello, quindi ci sarà uno scopo ben definito. Per il momento io mi concentro più che altro sull'esplorare e sul uccidere i piccoli mob che si trovano in giro per la mappa. Ci sono anche boss, mini boss, quello che cazzo vi pare, e così di salire di livello. Ci sono 4 classi: il Warrior, il Rogue, il Ranger, il Mage, insomma le classi base, 8 razze, tra cui una fighissima che è il... a me piace un casino il Lizard, che è tipo una specie di lucertolone. E c'è anche il multiplayer, raga, quindi si potrà giocare anche in multiplayer. Stavamo progettando con Mr. Lemon, appena tornerà dalle vacanze, e di iniziare a fare una collaborazione con lui, insomma. Però adesso non perdiamo altro tempo, iniziamo subito. Allora, raga, io me lo faccio elfo, perché gli elfi, si sa, spaccano a sto gioco. Poi, maschio, non sia mai. Ranger. Sì, raga, perché io sono andato in fissa con i Ranger. Allora, gli occhietti li voglio blu, come i miei, ok, così. E i capelli glieli facciamo tipo... non lo so, così no, perché pare un babbano. Tipo... yes! Però strani, capito? Quindi qualche colore figo. Tipo rosso malpelo, eccolo, così. Ok, allora, questo è il nostro bel personaggino. Ho cambiato tutto, è stato abbastanza veloce. Devo dargli un nome, vero? Naturalmente Lock96. E che si discute su questa cosa? Il mondo ne avevo già creato uno, però per l'occasione ne ricreo uno nuovo. È obbligatorio mettere un seed, quindi noi ne metteremo uno a casaccio, tipo 467590824113, a palla. Per chi volesse, poi si rivede il video, glielo lascio, non lo so se volete giocare. Il nome lo chiamiamo... UplayZone. Create World. Raga, aspettiamo un secondino che il mio grande computer della NASA carichi il mondo. Stiamo spawnando ed eccoci qui nel gioco. Potete vedere da subito come cazzarola è figo. Cioè, guardate i paesaggi, sono qualcosa di veramente entusiasmante. Pure il crafting è fatto benissimo, perché devi trovare degli aggeggi particolari. Ok, quello c'ha la scritta arancione sopra, quindi se mi attacca mi sbucia l'ano. Ma proprio come le pecorelle facevano con gli agnellini da piccoli. Allora, le risorse questa volta non si potranno tagliare tipo con l'ascetta come si faceva su Minecraft, ma bensì si trovano così random e si possono distruggere con qualunque arma. L'importante è passarci sopra, raccoglierli, e poi si va in giro per il mondo a sperimentare nuove esperienze. Allora, quello è un bel corvetto, mi pare, tipo da qui. Non so cosa sia. No, è un trippalippa. Vieni, tipo di merda. Allora,
io già conosco un po' le abilità del prode, perché ultimamente mi sto sempre informando sul, sulle cose, diciamo, sui giochi che vado a sperimentare. E come potete vedere c'è l'abilità, quella principale, che è quella che corrisponde al tasto sinistro del mouse, che spara la freccia se si tiene premuto. E poi c'è la seconda che spara una raffica di frecce. Questa raffica di frecce però va tenuta premuta con il tasto destro, sì, con il tasto destro. E la barra, quella blu che vedete accanto, non è quella del mana, ma è quella dell'energia. Ogni volta che infatti un colpo va a segno, questa barra si riempie. E se riusciamo a tirare questo secondo attacco con circa il 100% magari, o il 90% di carica della barra, allora l'attacco non solo farà un casino di danno, ma c'è anche la possibilità di stordire l'avversario, quindi guadagnare del tempo e ucciderlo più velocemente. Non è possibile per il momento ancora costruire delle case proprie, un vero e proprio accampamento personale, ma hanno detto che in futuro, appena riusciranno a sistemare le missioni, queste cose del genere, sarà possibile anche questa parte del gioco, ovvero quella di creare delle case in giro per il mondo. Comunque questi sono gli accampamenti base che si trovano in giro per la mappa, dove sto dormendo. Se si dorme infatti la vita ricresce. E ogni volta che troviamo questi accampamenti e ci sta il fuocherello, è possibile craftare delle cose. Infatti per cucinare serviranno sempre i campi, questi qua, i campi base. Non lo so come cazzarola si chiamano. Tanto potete vedere... Oh, ma porca puzzola, chi cazzo sei? No, no, regà, non posso morire subito così. Guardate questi, io sono un povero elfo in giro per il mondo. E questi mi attaccano, ma tanto... No, 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 questi stanno a bere le pozioni. Ah, ma ce l'ho io! Pezzo di merda, muori! Vaffanculo, ne devo ammazzare almeno uno. Tu, e uno! Mamma mia, guarda... Oh, cazzo, sono morto. T'ho fottuto! Olè, oh, Locker meglio sei tu! Locker meglio sei tu! Ok, basta. Intanto ci mettiamo subito le scarpette. Stavo dicendo che... no, non mi ricordo che cazzarola stavo dicendo. Comunque, 5 su 50. Se vogliamo salire dobbiamo darci una bella mossa. Intanto mi bevo un'altra bella pozioncina. Raga, non preoccupatevi se li spreco così a cazzo, perché tanto le pozioni si fanno proprio con 5 secondi di puro cazzeggio. Ok. E io direi di dirigerci verso la città base di questo episodio. Infatti non lo so se per ogni bioma, perché è pieno anche di biomi, ci sia... Oh, che cazzo? Ah, è un tempio quello. Ci sia una città sparsa dovunque. Io nel mondo precedente, mi ricordo, ero riuscito ad arrivare tipo ai confini di questa terra, ero entrato nell'oceano e più avanti c'era un'altra terra. Cioè un'altra... Ecco, se trovate questi fiori, con questi fiori si fanno le pozioni. Quella città però era troppo lontana, io mi ero staccato il cazzo perché mi ero inoltrato nell'oceano, quindi mi ero proprio rotto le palle, poi stavano diventando troppo difficili da uccidere i mostri, e quindi sono tornato indietro e mi sono ributtato nella città principale. Allora, in giro per il mondo, tipo qui in città o anche magari che lo droppano i mostri, ci sono degli... delle specie di cibi o qualcosa del genere. Con questi cibi, oltre a farci, che ne so, delle cose che funzionano come... come le pozioni, insomma, che ricurano il mondo, questi cibi possono fare in modo anche di addomesticare delle pecorelle o tutti gli animali che ci sono presenti nel gioco, e possono combattere per voi. Poi, come avete visto qui, ci sono varie abilità, vari rami che si possono sbloccare. Questo è quello che caratterizza ogni classe, diciamo, quindi l'abilità principale. Si può scegliere se fare lo scout o lo sniper. Io adesso scelgo lo sniper. E quindi questa è quella, insomma, va sempre aumentata. Ogni 5 punti si sblocca l'abilità successiva. Questo qui, per quanto riguarda il pet, come ho detto, permette di accrescere, insomma, la vita del pet. Mentre questo invece si può cavalcare l'animale, e man mano che aggiungiamo dei punti la velocità aumenta. Questo invece è la scalata, in quanto il personaggio può scalare le pareti anche in verticale, solamente che c'è la stamina che caratterizza questo posto, come avete visto. Questo posto, questa cosa, pure per le caprioline. E se riusciamo
come cazzo si dice, a raggiungere i 5 punti, la seconda abilità che si sblocca è quella del deltaplano, ovvero è possibile acquistare un oggetto che ci permette di volare per il tempo che la stamina permette, cioè se abbiamo poca stamina voleremo di meno più che altro. La terza e ultima abilità secondaria è quella del nuoto, aumenta la velocità del nuoto perché ancora non hanno messo il fatto che se si sta sotto l'acqua diminuisce, cioè, l'ossigeno, poi schiatti, deve anche entrare nel petto, mori, queste cose così non ci stanno. E la seconda abilità, intanto io vado avanti perché mi sono rotto di guardare quella schermata fissa, perdonatemi. La seconda abilità è quella della barca. Infatti, come per il deltaplano ci sarà la barca, possiamo navigare con la barchetta, poi in giro per la mappa, cambiando argomento, ci sono dei templi dove è possibile imparare nuove tecniche, sempre a seconda del livello, dei posti in cui comprare, possiamo dire, delle armi o comunque tutto quello che ci serve per andare avanti nel gioco. E io direi comunque, raga, che non è il posto principale in cui andare in questi momenti, in quanto tutte le cose che ci servono per il momento si possono trovare droppate dagli animali o comunque da tutto quello che c'è in giro, anche perché non abbiamo abbastanza soldi per comprare una cippa di minchia adesso. Quindi, raga, io direi che... No, aspetta, 43 punti esperienza non li faccio nemmeno se scende giù Babbo Natale e mi fa: guarda, è Natale, te li regalo io. Quindi non credo che riusciremo a salire di un livello in questo episodio. Comunque io ci provo, attacco tutto quello che si muove. E guardate, questo è un Goblin Mago, infatti il mago, cambiando un po' anche parlando delle altre classi, può combattere in tre diversi modi. Allora, il primo, che è come avete visto c'è la distinzione fra questo e questo, cioè può scegliere se combattere con dell'acqua o con del fuoco. No, oppure due, cazzo, babbano, io sono solo uno. Non mi fare male, coniglietto, coniglietto, coniglietto. Vaffanculo, muori, bastardo. Oh, bastardo sei tu. Ok. Se fare dei vortici di fuoco o di acqua. Il secondo modo è se combattere con delle palle di fuoco, quindi con la bacchetta, o d'acqua, sempre la stessa cazzata, raga, mi sto incesticando perché combattere contro questi conigli mannari mi toglie le parole di bocca. E come avete visto invece quell'altro... Oh, raga, le tartarughe c'hanno tipo una difesa paurosa. Guardate, non gli faccio un cazzo, ma questa mi sfonda l'ano. Va bene, piano piano, Locke. Piano piano, Locke, ce la puoi fare. Ricordati che hai due pozioni ancora nel tuo arco. Sei un cazzo di elfo roscio. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare. Locke, sei il migliore. No, ma stordito, è la fine. È la fine, non la voglio usare ancora la pozione. Ok, l'hai stordito, è il momento, è il momento. Se non schiatto, pozione. Pozione, pozione. T'ho fottuto, tartarughina di merda. Ma ristordito di nuovo, ma che cazzo è? Oh, ma che è una cosa per culo? Cioè, sta tartaruga mi volete dire che è più forte di me? Ma vattene a fanculo, va. Ok, continuiamo a girovagare per il mondo. Raccogliamo tutte le risorse che ci possono servire. Intanto siamo a 15 su 50. Quei mob mi stanno troppo sul cazzo, quindi non ci perdo neanche un secondo a provare ad ucciderli perché tanto mi arerebbero l'ano. Cioè, sono spawnato in una specie di mondo dove non ci sono quelli base che non ti fanno un cazzo. Per vedere quanto danno fanno, più o meno puntateli. Se la scritta è rossa sopra significa che in due colpi vi buttano giù a questo livello. Quindi noi ci concentriamo sui gattini innocenti che schioppano in quattro colpi. E ci prendiamo questi belli... non lo so come definirli. Intanto vediamo se quello è buono. Ok, quello è buono. Quindi lo sapete che facciamo? No, non li posso portare qui. Però la gallina magari... se ce la porto, questo tizio me l'attacca e fa tutto il lavoro lui. Ah no, è vero, i guerrieri sono lenti come le merde. Vaffanculo, gallinella! Ok. Si può parlare con i personaggi, per il momento non è che ti dicono granché. Io comunque ogni volta che incontro qualcosa di nuovo che conosco ve lo dico. Vi ricordo inoltre che abbiamo iniziato un contest, quindi il contest su Trine 2. Infatti chi vincerà vincerà la key del gioco su Steam. E se vorrà potrà registrare con noi un episodio della serie. E
E vi invito a partecipare, vi ricordo, vi metterò il link in descrizione per quanto riguarda il video. E vi invito anche, vi esorto, in caso voi aveste Cubeworld, a contattarmi magari e vieni qua, che mo te faccio ammazzare dall'amico mio. Vieni, vieni, bella. Dove cazzo sta? Dove cazzo sta? No, la devo affrontare da sola allora. Ok, I can do it. No, non è vero, questo mi butta giù. Questo mi butta giù come il miele la mattina. L'ultimo colpo caricato così. E poi pozione. Guardate che tecnica. Adesso la riporto indietro. Cioè raga, ma io sono troppo forte. Cioè mi chiamavano più paesi, mi dicevano cazzo Locke sei il meglio. Comunque, direi che prendiamo tutti e tre quei fiorellini. Stavo dicendo, sì, se avete Cubeworld contattatemi, magari possiamo giocare insieme, non lo so, ditemi voi, per me è indifferente, tanto io gioco più o meno a tutto il mondo, basta che mi contattate. Continuiamo a salire, direi almeno di arrivare al 30, raga, mi scuso se non sono riuscito a fare nemmeno un livello, ma salire su questo gioco all'inizio è praticamente impossibile. Almeno per me, forse sarò scarso io, non lo so. Boh, vabbè. Comunque quei tre non mi ispirano tanta fiducia, anche se con probabilità saranno buoni. Comunque adesso prendo sta risorsa e trovo qualcun altro da uccidere. E vediamo un po' in giro per la mappa. Intanto vedete le spettacolarità di questo mondo. Che cos'è quel tizio che cammina? È buono? Non lo so. Sì, è buono. Bravo, bravo, hai fatto la scelta giusta. Ok, quel tizio laggiù lo vedete, raga? Quello tipo all'inizio toglie un casino, io devo calcolare bene il tempo. Adesso che viene, io lo faccio uccidere da questo maghetto qua. Attacca, Billo! Vai, fai male! Fai male! Io corro, così lo attacchi te. Vediamo, non gli sta togliendo praticamente nulla. È il momento di attaccare, ora. Cazzo, non gli fa niente. Questo è un serio problema, perché adesso se lo ammazzerà. Oh, merda! Via, fuggi come se non ci fosse un domani. Fuggi da questo mostro di merda. Aspetta, magari se ritrovo quei tre tizi e sono buoni. Sì, dai, raga, ce la possiamo fare. Mamma mia, che tecniche che vi sto insegnando. In questo gioco all'inizio non si combatte diretto, si cerca l'aiuto, si fugge e poi glielo butti al culo da dietro. Però quei tre tizi sono scomparsi sicuramente, poi questi tornano indietro dopo un po', quindi affanculo. Allora, prendiamo altre risorse. Vedete questi cuori, perché poi torneremo in città, compreremo delle bottiglie di acqua, no, bottiglie vuote, le riempiremo d'acqua. E una volta fatto quello, ok, proviamo a buttarne giù una di queste. No, no, ci bucano l'ano. Allora, che poi è già bucato, ma vabbè, non so che dirvi. Prendiamo, ah sì, questo è il ginseng, che non ci si fa il tè, ma ci si fa una specie di pozione che ci aiuta a recuperare. Però al contrario delle cose, delle pozioni quelle rosse che avete appena visto, per consumarle bisogna sedersi, aspettare che facciano il loro corso. Dopodiché puoi andartene in giro a cercare qualcun altro da uccidere. Tanto uccidiamo questo bel cagnolino, che lui naturalmente ci dice che cazzo vuoi da me, non ti ho fatto niente, ma comunque devi morire, perché si sa che se muori è meglio. La gallina, ecco, guardate qua, mo faccio punti a gogo a manetta proprio di gallinelle. Vieni gallinella, vieni gallinella, uno. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla meta dei 30 punti esperienza. Questa ce la facciamo anche tripla, raga. Anche tripla, carico, pa, 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 pam, pam. E una è andata, bene, bene. Eccolo, eccolo, carica tutto. Quella è svenuta, io mi concentro su questa che ancora continua a rompermi le scatole. Adesso double colpo, 30, raga, manco sei. Fossi un cazzo di, non lo so, di medium, quello che cazzo è. Allora, salgo qui sopra, se ce la faccio. Anzi, no, prima mi ammazzo tutte quelle mosche di merda, proviamo. Allora, magari riesco pure a salire al 50, chi lo sa? Chi lo sa se domani non si va? 3? Ok, io me le faccio tutte e tre quelle cose. Prendete i funghi, che pure con questi si faranno delle belle pozioni. Ok. Bam 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 bam. Tara. L'ultima, dai. Sì, ma io direi che, raga, si sale al coso. Si
sale al... Oh, ma che cazzo mi sta a prendere al... Oh, merda. Cazzo, se questa mi butta giù poco poco io sto nella merda. Però io sono un fucking pro. E queste cose non succedono a me. Allora, devo trovare un accampamento, se no col cazzo che ci salgo al coso. Dimmi che quello è pure cattivo. Raga, ci andiamo a rientrare lì dentro. Per questa volta non ci riusciamo a fare un cazzo a salire di livello. Ci rientaniamo dentro la fessura della caverna insieme a Gollum. Tessar. Oh no. Sto per morire, Giovanno. Giovanno. Sono morto, Giovanno. Vabbè, tanto qui si rivive subito. Vi lascio. Oh, una petta. Ci provo. Provo a farmi la petta. Buon. Pa. Comunque al più presto cercherò nei prossimi episodi. Sempre se volete, raga, scrivete se continuarlo o no. Questo diciamo è anche un esperimento per vedere se può andare. Cercherò di farmi un nuovo pet. Cazzo, se adesso non salgo di livello è proprio il putiferio, perché mi mancano tre cose. Grazie alla mia morte sono riuscito a coso. Quindi manco recuperiamo. Andiamo subito all'attacco. Devo trovare qualcuno. Mi servono tre punti di esperienza. Così vi faccio vedere. Eccoli. Da quelle specie di cose che puzzano. Quelle sono tipo delle cipolle. Perché droppano delle cipolle. E con le cipolle ci possiamo fare gli spiedini di funghi che ho raccolto prima. Buttalo giù. Eccolo. Un punto. Un altro punto, raga. E ce l'abbiamo fatta. Vieni qua. Coglionello. Carica. Eccolo qui. Bam. Level up, raga. Mettiamo subito questi due punti, in quanto ogni volta ci danno due punti. Quindi io uno lo metterei qua sicuro. E poi il secondo non so se distribuirlo su sul coso oppure sulla stamina. Io direi su questo, perché tanto il pet ancora non ce l'ho. Quindi ce lo siamo imparati, raga. Vi lascio con questa atmosfera di fondo. Quindi raga, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, un mi piace, vi invito anche a commentare per sapere cosa ne pensate, scrivete se ce l'avete, se il gioco vi fa cagare, se vi piace, insomma tutto quello che vi passa per la testa. Soprattutto se non l'avete già fatto, raga, iscrivetevi al canale, perché stiamo quasi vicino agli 800, io non smetterò mai di ringraziarvi con tutto il cuore, perché YoPlayZone ha raggiunto un anno tra le varie difficoltà, tra tutto quanto, e il fatto che continuate ad arrivare veramente ci riempie di orgoglio, perché alla fine insomma vedere ripagati anche solo di un po' i propri sforzi è bello. Vi ricordo inoltre che abbiamo una pagina Facebook, il link è sempre in descrizione, quindi se vi va fateci un salto. Poi vi ricordo ancora del contest, raga, è una bella occasione, potreste vincere, chi lo sa, perché no, tanto alla fine non vi costa niente. Il gioco è spettacolare, raga, ve lo devo dire, io mi sono innamorato di quel gioco. Se non l'avete ancora fatto e se vi piace l'idea, c'è sempre il link in descrizione, ormai c'è tutto in descrizione. Quindi raga, boo, yeah, e tanto love per voi.